Buongiorno a tutti, ovviamente io non sono Riccardo De Lauritis, il mio nome è Marina Vitullo, lavoro sempre nel gruppo, nel team dell'inventario nazionale delle emissioni che è composto da un certo numero di persone che sono tutti qui in sala e quindi ovviamente la presentazione e il lavoro è frutto di un lavoro corale. I dati che stiamo presentando oggi derivano dai dati trasmessi il 15 aprile 2018 al segretariato della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dalla Commissione Europea, va meglio? No. Così va meglio, perché... E alla Commissione Europea nell'ambito del cosiddetto meccanismo di monitoraggio dei gas serra. L'inventario nazionale dei gas serra è in realtà diviso in due parti. Una parte chiamata Common Reporting Format, che contiene tutte le informazioni numeriche, quindi effettivamente i dati, e una parte che è il cosiddetto NIR, National Inventory Report, che invece contiene la descrizione metodologica di tutte, di come sono state fatte le stime settore per settore, categoria per categoria. E come diceva il Presidente prima, comunque ISPRA è responsabile della predisposizione e della trasmissione dell'inventario secondo quanto previsto da un decreto legislativo che è il 51 del 2008. Veniamo ai numeri. Questo è l'andamento delle emissioni dei 7 gas serra, dal 2015 si è aggiunto anche l'NF3 che va ad aggiungersi nel pacchetto degli F-Gas dal 1990 al 2016. Ovviamente questo è il trend generale che comprende tutti i settori emissivi, quindi comprende il settore energetico, comprende l'agricoltura, i trasporti e così via. E di conseguenza dietro questo andamento che possiamo vedere è in netto declino rispetto al 1990, le emissioni sono diminuite del 17,5% nel 2016 complessivamente. Appunto, dietro questo andamento c'è una serie di variabili economiche e una serie di variabili ambientali che in qualche modo hanno determinato anche le emissioni. La cosa che salta agli occhi è che ovviamente la parte predominante è quella della CO2, che rappresenta più dell'80% delle emissioni complessive e che risulta in decremento di oltre il 20% tra il 90 e il 2016. Le altre due emissioni, gli altri due gas che contribuiscono abbastanza fortemente al trend delle emissioni sono il metano e il protossido, che contribuiscono per il 10 e il 4% al totale delle emissioni e sono anche queste emissioni sono in decrescita. Le uniche emissioni che attualmente hanno un trend inverso, ovvero hanno un incremento delle emissioni dal 90 al 2016, sono i cosiddetti FE gas, cioè il pacchetto dei gas HFC, PFC, SF6 e NF3, che però contribuiscono per meno del 4% in maniera complessiva al totale delle emissioni. Un solo riferimento all'obiettivo che abbiamo al 2020, che di cui poi parlerà più estesamente immagino Federica Africano e Emanuele Peschi. L'obiettivo nazionale che ci è stato dato nell'ambito dell'effort sharing dell'Unione Europea è per l'Italia del 13%, quindi abbiamo un obiettivo di riduzione delle emissioni del 13% rispetto al 2005 per i cosiddetti settori non ETS, quindi settori non industriali. Attualmente la media delle emissioni 2013-2016 di questi settori è di 272 milioni di CO2, milioni di tonnellate di CO2 equivalente contro un obiettivo che è di 291, quindi attualmente possiamo dire che dovremmo in qualche modo raggiungere abbastanza tranquillamente l'obiettivo che ci è stato assegnato per il 2020. Questo è lo stesso andamento in cui però c'è una divisione delle emissioni per
per settore, quindi sono i cinque settori dell'inventario, quindi c'è il settore energia che anche in questo caso è il settore che è predominante in termini di emissione, e il settore processi industriali, agricoltura, rifiuti e l'URUSIEF che sta per uso del suolo, cambio di uso del suolo e foreste, ed è l'unico settore che vedete nella parte inferiore del grafico, perché è l'unico settore che in qualche modo ha questa azione naturale di mitigazione, perché assorbe CO2 dall'atmosfera. Per quanto riguarda gli altri settori, anche qui è abbastanza visibile, forse più visibile da questo grafico, che tutti i settori sono in forte decrescita in termini di emissione, e in particolare c'è il settore energetico che rappresenta più dell'80%, che ha una decrescita abbastanza evidente, così come il settore manufatturiero, l'industria manufatturiera. Le uniche due eccezioni in questa generale decrescita delle emissioni sono relative al settore trasporti, che aumenta leggermente, e al settore residenziale e servizi, che conteggia ovviamente anche tutta l'energia spesa per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici. E in particolare diciamo che questo trend è in qualche modo legato sicuramente al numero, per esempio per quanto riguarda il residenziale, all'aumento del numero delle abitazioni complessive, ed a fattori congiunturali che sono relativi alle variazioni climatiche annuali. Per quanto riguarda il peso contributivo dei vari settori e dei sottosettori alle emissioni totali di gas serra per il 2016, anche qui è abbastanza il peso più alto ovviamente è quello della somma di tutto il settore energetico, quindi sia le industrie energetiche che le industrie manifatturiere. Un peso non trascurabile è dato soprattutto per i gas metano e protossido dall'agricoltura, che in termini di CO2 equivalente è intorno al 7%, e poi a seguire il settore dei rifiuti, che contribuisce alle emissioni totali di gas serra per più del 4%. Il settore trasporti è anch'esso non trascurabile. Una cosa abbastanza importante per quanto riguarda la peculiarità del settore emissivo italiano è questo grafico, in cui sono rappresentati sullo stesso grafico appunto il PIL, ma anche le emissioni di CO2 in giallo e il consumo energetico totale, e poi in verde l'intensità di CO2. Ed è abbastanza evidente come attualmente c'è un disaccoppiamento molto forte tra le emissioni e il PIL. Questo vuol dire disaccoppiamento che in realtà si è cominciato a vedere dall'inizio, dai primi anni 90, fondamentalmente anche grazie all'uso dell'idroelettrico, che è sempre stata una fonte rinnovabile consistente in Italia, che però poi questo disaccoppiamento ha avuto un'accentuazione molto forte negli ultimi anni grazie anche all'introduzione sempre più forte dell'uso delle rinnovabili e all'aumento dell'efficienza energetica in tutti i processi industriali. Quindi questo fondamentalmente ci dice che l'Italia è sulla buona strada, perché comunque tanto è stato fatto per ridurre le emissioni e soprattutto disaccoppiarla dalla crescita economica, però diciamo che possiamo ancora e dobbiamo fare qualcosa di più per far sì che questo lieve decremento dell'intensità di CO2 che possiamo riscontrare dal 2013 al 2016 possa in qualche modo scendere ulteriormente e quindi far ripartire con più forza questa diminuzione delle emissioni, soprattutto in vista dei target del 2030 che vedremo dopo sono molto ambiziosi. Sì, questo è quello che ci siamo detti prima. Le stesse emissioni possono essere declinate anche in termini di gas, quindi abbiamo serie storica di metano, protossido e F-gas divisi per i settori
per i settori dell'inventario. E metano e protossido sono due settori che sono, sono due gas che sono fortemente in, in calo, il metano fondamentalmente a causa delle, della riduzione che possiamo osservare in, in agricoltura grazie a, a due variabili fondamentalmente, alla riduzione del numero del, dei capi, quindi dei, dei capi dell'allevamento e alla una aumentata capacità di captazione di metano, di recupero di metano da deiezioni animali che poi viene utilizzato a fini energetici. E quindi questo ovviamente questo metano recuperato viene scontato dalle emissioni di metano dell'agricoltura e contribuisce a far scendere le emissioni complessive. L'unico trend che è in crescita in termini di emissione è quello dei cosiddetti F-gas, che hanno una crescita considerevole negli ultimi anni, grazie anche all'utilizzo sempre più consistente di questi F-gas in sostituzione delle sostanze lesive dell'ozono. Ricordiamo però che gli F-gas dal punto di vista complessivo in termini di contributo alle emissioni totali pesano meno del 4%, quindi è un campanello d'allarme, quindi un settore da in qualche modo tenere sott'occhio, però sono comunque poco consistenti in termini di emissioni totali. Veniamo alle rinnovabili, qui troviamo la serie storica relativa al consumo totale di energia per fonte primaria ed è una tabella che ci dice tanto di quello che è successo in Italia. Basta guardare la riga relativa ai prodotti petroliferi, il crude oil, che scende tantissimo, usavamo 56% nel 90, nel 2016 ne usiamo il 34%, quindi comunque scende tantissimo. Abbiamo un forte incremento delle rinnovabili, 0,7% nel 90, fondamentalmente idroelettrico, arriviamo al 7,5% nel 2016, e abbiamo una riduzione anche dei combustibili solidi e abbiamo un netto aumento, soprattutto a cavallo degli anni 2005-2010, dell'uso del gas naturale. Questo vuol dire che comunque abbiamo in qualche modo sostituito combustibili che avevano un alto tenore di CO2, di carbonio, con combustibili che avevano meno contenuto di carbonio, e questo ovviamente pesa poi quando andiamo a fare i conti in termini di emissioni globali. Lo stesso andamento si può vedere anche da questo grafico e da questa tabella che ci dà un senso relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Possiamo vedere come l'idroelettrico sia cresciuto fino a 2014, dove tocca i 60 terawattore, e poi sia declinato nel 2015-2016, questo fondamentalmente a causa dei cambiamenti climatici, ovviamente piovendo di meno i bacini si riempiono di meno e di conseguenza viene prodotta meno energia. E anche qui possiamo vedere una forte crescita dell'eolico e fotovoltaico grazie anche alla politica di incentivazione dopo il 2010, crescita che però ha subito una stasi negli ultimi anni, quindi dal 2013 in poi. E anche qui si nota ovviamente il forte aumento del natural gas, del gas naturale, da 39 terawattore passiamo nel 90, passiamo a oltre 126 terawattore nel 2016, è una riduzione drastica dei prodotti di origine fossile, petrolio in primis, passiamo da 102 terawattore a poco più di 4 terawattore nel 2016. Un focus sui trasporti, che è appunto, come dicevo prima, uno dei pochi settori che registra un aumento in termini di emissione, è aumentato rispetto al 1990, nel 2016 è aumentato del 2,4%, e l'aumento fondamentalmente è dovuto all'incremento della mobilità sia di merci che di passeggeri. In particolare sono aumentate per il trasporto su strada le percorrenze complessive per le merci del 16% e per il trasporto dei passeggeri del 19%, quindi
sicuramente questo è uno di quei settori che merita una particolare attenzione e forse merita una, diciamo, un'attenzione particolare anche in termini di politiche e di misure che possano in qualche modo condurci a ridurre queste emissioni. Questo grafico invece ci racconta come sono cambiati i processi industriali in termini di emissione dal 1990 al 2016 e possiamo vedere che la maggior parte delle categorie dei processi industriali hanno visto scendere tantissimo le loro emissioni, in particolare la parte dell'industria chimica è scesa molto grazie anche all'introduzione di sistemi di abbattimento. In particolare ricordiamo i due casi dell'abbattimento di emissioni da parte per la produzione di acido adipico e acido nitrico, mentre l'unico diciamo, categoria che vede aumentare le proprie emissioni in termini di gigagrammi è quella relativa al consumo e all'uso di F-gas che vedete in celeste. Per quanto riguarda l'agricoltura, il settore è in generale diminuzione e, come dicevamo prima, fondamentalmente per quanto riguarda la fermentazione enterica, la diminuzione è dovuta alla riduzione del numero dei capi allevati, mentre per quanto riguarda la gestione delle deiezioni animali, la riduzione è dovuta alla captazione del metano emesso e l'utilizzo di questo metano di biogas a fini energetici, che quindi viene decurtato dalle emissioni totali. Un discorso a parte meritano i rifiuti, ovviamente dove il contributo più grande è dovuto alle emissioni che sono relative al Solid Waste Disposal on Land, quindi le discariche fondamentalmente. L'ammontare diretto in discarica è diminuito grazie anche alle politiche sui rifiuti messe in atto negli ultimi anni, con l'aumentare dei rifiuti inceneriti e soprattutto l'aumentare dei rifiuti mandati a compostaggio e a trattamenti meccanici e biologici. E ovviamente, viste appunto le politiche in atto, dovremmo aspettarci un'ulteriore riduzione di emissione, soprattutto con l'aumento della differenziata e l'aumento del compostaggio di conseguenza. E, l'ultimo settore è il settore appunto l'ULUCF, quindi uso del suolo, cambio dell'uso del suolo e foresta, che ha un andamento ovviamente molto oscillante pur permanendo un assorbitore netto di CO2, dovuto fondamentalmente all'incidenza degli incendi, che hanno un impatto in alcuni anni veramente notevole in termini di emissione di gas serra prodotto, perché ovviamente tutte le aree bruciate poi vengono conteggiate in termini di biomassa asportata e quindi di biomassa che non è più disponibile poi per assorbire carbonio. Tutto quello che ho detto, ma ovviamente molto di più, è disponibile ai siti dove sono in qualche modo riportati e depositati sia i Common Reporting Format, quindi i numeri, sia il National Inventory Report, ovvero la descrizione metodologica, sia sul sito della Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici, sia ovviamente sui siti di Sinanet di Isprambiente, dove sono riportati sia le varie alcune report dettagliati settoriali e sia alcuni rapporti tecnici. Grazie.